ai cittadini di Giacomo. Noi diciamo, abbiamo iniziato un quarto dove il Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio ancora doveva aprire la discussione del Consiglio Comunale, Giovanni Paolo aveva già chiesto la parola per dire quello che doveva dire, senza neanche sapere se qualcuno doveva dire qualcosa. Quindi queste sono cose che io lo chiedo ai cittadini soprattutto, che i cittadini attenti devono valutare, perché ha un significato. Ha un significato, dico, che cosa ha prodotto negli anni questa cosa a Sant'Anastasia come nel paese. Ha un significato che solo la manifestazione eclatante e superata. Sa, a volte io ci sono persone che, io dico, parlando con gli amici, guarda, quello è cattivo, e poiché non riesce, diciamo, ad essere un cattivo furbo, non riesce a condividere neanche la cattiveria, talmente che è cattivo, diciamo, strabotta. No, però Giovanni Paolo stasera non sapeva né che doveva parlare Carmine Campari, né io che dovevo dire, né come si svolgeva il Consiglio Comunale, né quale posizione si diceva, si affermava, a inizio del Consiglio Comunale, fa un'affermazione e abbandona il Consiglio Comunale. Cioè, questa la dice lunga sulla totale ignoranza, approssimazione, politica, strumentalizzazione, piena di pregiudizi del consigliere Barone e di quelli che lui capisce, e che in questo caso capisce, non solo, io non so ci sono essere un cambio consiglio comunale, io non ci sono un cambio non so chi sono, ormai capisce i suoi, lui, quelli dell'opposizione, dell'opposizione che fanno parte, Giorgio De Filippo che è stato eletto dalla PDR, Maria De Simone che è stata eletta dalla PDR, lo Stato Cinquetti che è stato eletto dalla PDR, quindi diciamo, noi lasciamo alle persone per bene, guardate, noi lasciamo alle persone per bene commentare questi atteggiamenti. Noi abbiamo convocato come è un dovere convocare un Consiglio Comunale per parlare di argomenti che attengono all'amministrazione della comunità. Sicuramente si doveva arrivare a qualche conclusione di ordine politico, tanto è vero che Giovanni Barone è di più di un ignorante, perché come sempre non si è andato neanche a leggere i verbali della seduta precedente, dove a una conclusione del Consiglio Comunale della seduta scorsa il sottoscritto ha chiuso il Consiglio Comunale dicendo delle cose politiche, traendo delle conclusioni politiche, dire pubbliche, formali, su come sull'andamento dei consigli comunali e quali potevano essere diciamo, i percorsi che poteva prendere la situazione di crisi politica che si era verificata in consiglio comunale. Ma lo ripeto, diciamo, come si fa a vincere diciamo, da questa grande contrarietà, da questo grande pregiudizio, da questo grande diciamo, modo e chi non sta con lui, voglio dire, è come dicono in Sicilia viene toccato, viene indignato. Tutto quello che fa Giovanni Barone rappresenta la verità, tutto quello che fanno gli altri rappresenta diciamo, la deviazione dalla verità, dalle cose giuste. Tanto è che il signor Barone non ha avuto una parola da dire sui comportamenti che si hanno in Consiglio Comunale. Scusate, Giorgio De Filippo è stato eletto nella PDL. Avremmo potuto rivendicare o strumentalizzare voi nella maggioranza un principio che chi vede eletto in un partito non può trasmigrare dopo pochi mesi in un altro partito, ma non solo in un altro partito, ma comporre un nuovo gruppo e mettere in discussione la maggioranza che ha eletto il popolo in una competizione elettorale democratica libera. E questo l'abbiamo fatto, ci siamo stati sopra, però stavo Giovanni Barone questo. E questo passa come comportamento, diciamo, politicamente legale, non corretto, legale. La è di comune, è stata eletta in una lista che non è la lista dove adesso ha comunicato invece di appartenere, che è la PDL, perché sta lì pronto col fratello per prendersi i resti mortali, io direi, i resti mortali della PDL. Ma io direi, è giusto, perché
che poiché lo fanno nell'ottica di rafforzare la posizione di Giovanni, fanno bene questi atteggiamenti. Alla vita del Signore non sempre ci credo. Erano persone che erano state lette nella chiedere e adesso si trovano non solo a, voglio dire, a essere critici, ma a passare direttamente una posizione sotto la rappresentanza di Giovanni Barone. E questa è una cosa normale per Giovanni Barone e per i comunisti della sinistra di tutti a salutare stasera. Diventa ovviamente infamante e infame la posizione di chi ha, voglio dire, rimane nella stessissima posizione dell'inizio della consiglieria, in un bellissimo punto, il cardine Capuano, esprime una posizione chiara, perché di quello che dovrà esprimere la dottoressa Desmond, la cinquantenne, di Giorgio De Filippo, noi non lo sappiamo che Giorgio De Filippo è passato all'opposizione, o quantomeno non l'hanno detto in consiglio, la dottoressa Desmond non l'ha detto in consiglio, dove non lo perché passa o via all'opposizione. Lo stanno cercando, non l'ha detto che dove lo dirò, perché passa all'opposizione. Allora però, perché lo fanno loro? E vanno a rafforzare, diciamo, l'opposizione, vanno contro il sindaco esposto, la maggioranza, quelli appartengono al bene. Cardine Capuano è stato quello di indipendentemente, perché quello che ha detto Capuano si capisce benissimo per una posizione politica che non voglio dire a termine. È una posizione politica di attenzione rispetto a un problema che non è il colore politico, ma è l'interesse del paese, che noi interpretiamo con la nostra azione amministrativa e che lui farà venire meno nel momento in cui riterrà che questa azione amministrativa, politica, amministrativa non avrà delle cadute, che lui riterrà di cadute giuste per la causa della comunità. Queste sono le due posizioni che stanno in consiglio. Però loro abbandonano il consiglio comunale, possono fare tutto, abbandonano il consiglio, poi scrivono il prefetto, poi fanno le lettere buone, poi fanno di tutto. E poi si fa anche il balletto vicino alle 2:30, alle 3 di notte, per giocare con Barone, Daniele Simone, Giorgio De Filippo, Colombrina, diciamo, che è diventato un po' il touch show della comunità anastasia. Stucchevole che sta qui, per dare io non so se c'è un internet, non faccio fare pochissimo, ma da quello che sento stanno diventando anche un po', diciamo, fastidiosi. Ma quindi detto questo, volendo rispondere subito per correttezza al cardine Capuano, noi, come abbiamo detto nell'ultimo consiglio comunale, ci siamo rivisti, diciamo, non abbiamo fatto nessun incontro ufficiale, la maggioranza, il gruppo di cardine Capuano, con Gianni Cardella o con Sant'Agnese Pazzi, che oggi non vedo, non abbiamo fatto nessun, diciamo, incontro ufficiale per definire delle cose, tranne quelle che lui stesso ha detto in passato e in questo consiglio comunale. Il programma, le cose da fare, la verifica del tempo, la libertà di scegliere se andare avanti, ci farà andare avanti o andremo alle elezioni. Io da parte mia dico che sarei tentato di andare alle elezioni anticipate. Guardate, per un solo motivo, io spero che si faccia la crisi di governo, per un solo motivo, che è una cosa per correttezza, poi voglio dire che dovrà essere coinvolto lo stesso cardine Capuano, diciamo, probabilmente se da Dio di marzo che ci sarà. Perché se si faranno le elezioni politiche, probabilmente avremo la possibilità di celebrare a breve, diciamo, le elezioni amministrative. La questione che ci siamo posti è che purtroppo non abbiamo potuto fare le elezioni anticipate perché avremmo fatto queste elezioni politiche amministrative anticipate. O a fine anno o addirittura nella prima metà dell'anno scorso. Ovviamente queste sono cose che a Giovanni Sparone, diciamo, toccano poco, alla dottoressa De Simone, a qualche sua amica, toccano poco, perché dopo vi dico che cosa toccano loro, di quale interesse sono portatori veri, che cosa volevano da questa, diciamo, consigliatura, da questa consigliatura. E allora in questo momento la storia brevemente, ovviamente la dobbiamo andare in modo
politico pubblico, però ci mancano e lo facciamo, quindi prendendoci sempre le responsabilità del Consiglio. Allora, noi quando abbiamo fatto la campagna elettorale, è vero che l'abbiamo fatta, diciamo, in modo così frammisto tra liste civiche e partiti, IPF, partito Socialista, con questo nucleo da cui siamo partiti, però che era una lista civica, che era l'Arco Baleno, dove noi in questo circolo per anni ci siamo documentati a vederci, a discutere, a fare qualche manifesto, a fare qualche iniziativa. Fino all'ultimo giorno, noi siamo stati indecisi se prenderci il simbolo della PDL, stato tutti presenti. Quindi voglio dire, se dico una fesseria, tanti consiglieri comunali lo possono testimoniare. Questo per dire, non che noi non vogliamo la PDL, non è che lo voglio dire per smarcarmi adesso dalla PDL, lo voglio dire perché la sostanza di quel progetto era una sostanza tutta votata, era una sostanza politica e amministrativa tutta votata. C'era un gruppo di persone che si volevano impegnare perché aveva pensato che in quel momento, dopo il fallimento della giunta Conte e dell'amministrazione di centrodestra, si doveva avere un grande cambiamento, che avevano individuato in questo progetto che noi abbiamo presentato. Quindi tutta questa connotazione politica che oggi la dottoressa De Sicura, la nostra cittadina, la dottoressa da Pecuni, si fa a Roma, io vi ho visto potrebbe anche c'è rosso, avete di Marlasso, se prendete un bel biglietto, arriva a Roma, c'è 5 minuti da sì, e arriva a Piazza Montecito. Da fine è transito Parlamento. E poi passa e transito Presidente. Questo è il livello, diciamo, di queste bellezze, diciamo, che vediamo in Consiglio. Allora, voglio dire, questa è stata la cosa. Che cosa è successo? Sono successe cose, da voglio dire, semplici, che i cittadini dovrebbero appoggiare a piene mani, e soprattutto l'opposizione in Consiglio Comunale doveva appoggiare, perché l'opposizione sa benissimo perché Giorgio De Filippo, Annalisa De Simone e Rossella Ciccarelli sono usciti dalla maggioranza. L'opposizione sa benissimo perché in Consiglio Comunale c'è stata l'opposizione, e sa benissimo che in Consiglio Comunale non c'è stata mai un'espressione politica di dissenso dalla linea dell'amministrazione da parte dei tre consiglieri di cui stiamo parlando. La verità dei fatti, non quella che dicono sulla chat, o quella che si mettono qui la Giulia di fronte a un tre a fare la gira politica, di porterà in un attimo, andranno in un attimo. Questo popolo, questi cittadini, porteranno in un attimo. La verità sta in Consiglio Comunale. L'opposizione non ha mai registrato politicamente in Consiglio Comunale una da parte della dottoressa De Simone, di Giorgio De Filippo e della signorina Rossella Ciccarelli un dissenso rispetto al progetto politico. Questo è il dato. E dove sta la tradizione che fa vivere l'Italia in questa condizione di antipolitica? Sapete dove sta? Sta che dopo un'opposizione semplice, gli altri paesi, non si prende i trascuri, non si prende, ci tradisce non un partito, ma un progetto, e lo fa in modo subito, in modo strumentale, in modo infame. La gente si allontana dalla politica rispetto a questo schifo. Ognuno di noi è bravo a dire che è brutto governo, quelli si comportano così in Parlamento, una volta a volta, una volta, non sono andati in Parlamento, hanno fatto mancare il numero legale, hanno chiesto questo, quel deputato che passò con una bambina con il governo per non far cadere il governo. Queste sono le cose che hanno fatto esattamente a Maria De Simone, Giorgio De Filippo e Rossella Ciccarelli. E adesso te le dico. Annalisa De Simone voleva che il fratello facesse l'assessore ai lavori pubblici, all'urbanistica e all'edilizia urbana. Il sottoscritto disse che il consigliere comunale non può avere un assessore in città. Se lo vuoi fare tu, entri in giunta.
comunità, perché permettono, io vivo la comunità, i consiglieri comunali hanno, diciamo, la legittimità ad aspirare a fare il consigliere comunale. E quindi io se lo farete nulla sta in giunta. Tuo fratello non potrà mai entrare in giunta. E finita la cosa. Giorgio De Filippo invece corriva. Il suo amico che cammina sempre con la macchina, che è un ambiente più stesso, Marco, assessore della giunta, è sposo. Non ricordo neanche come si chiama. Ma lui non sa bisogno di me. Io ho detto garbatamente che non era il caso. Poi fece una cosa ancora più grave. Voleva che io, in agosto dell'anno scorso, poiché lui era stato inquisito dalla magistratura e oggetto di perquisizione da parte dei carabinieri del suo ufficio e a casa sua, con testimoni, io dico questo perché non è che me lo ripeto, con testimoni, pretendeva che io in qualità di sindaco dovevo difendere Giorgio De Filippo da questi reati, che erano reati commessi nella sfera totalmente privata di questa persona. Anche io gli guardo, io posso chiamare, dico le cose perché mi hanno parlato con i carabinieri, mi hanno parlato persino con il comandante provinciale di questa vicenda. Guardate, io posso chiamare i carabinieri in modo più, per dire, amichevole possibile per capire di che si tratta, ma certamente vuol dire che non è che posso invadere la sfera della, come dire, magistratura dei carabinieri e chiedere a Patria durante sia carabinieri di trasferire. Ma voglio dire, in uno scenario di correttezza e di onestà intellettuale e di legalità mentale, mai mi sarei sognato di chiamare i carabinieri per andare a difendere Giorgio De Filippo dai guai o dai non guai. Questa è una cosa che è stata la magistratura giudicante che aveva commesso nel suo ufficio. La signorina Rossella Cittadelli è la fidanzata del Simone, il proprietario di Gian Guglielmo. Il sottoscritto, dopo ripetute, diciamo, minacce, prima con garbatezza da parte mia e dell'assessore che sta qui al mio fianco, voleva mettere a posto la sua, diciamo, i suoi terreni, che erano stati oggetti delle passate amministrazioni, di procedimenti amministrativi e penali. Noi abbiamo cercato insieme all'avvocato Colantuono, che è lì presente, può testimoniare in questo senso, abbiamo cercato di capire la cosa. Quando gli uffici, a me personalmente e all'assessore Graziano, hanno detto che non era possibile trovare nessuna soluzione, io ho avuto la garbatezza di dirgli che dal punto di vista amministrativo la cosa era impossibile da risolvere. I parenti della consigliera Cittadelli sono venuti più volte al comune e in una delle ultime volte del corridoio hanno preso in modo il mio assessore Graziano che si interessa di urbanistica. E io ho avuto, diciamo, la felicità di farli ricevere nella mia stanza qualche minuto e scaraventarli giù dal comune. Questa è la storia di questi tre consiglieri comunali. Ovviamente questo dispiace, perché dispiace avere un consiglio comunale dove sui Gian Guglielmo, sperando che non ci parla di Valessino, sui Gian Guglielmo c'è da dire che a 7 mesi dopo, quindi molto più il consigliere che è rimasto, che dovrebbe avere l'onestà morale e intellettuale di giudicare le cose, Gian Guglielmo in questi giorni a Conte è arrivata la sentenza definitiva, dando pienamente ragione all'avvocato Colantuono, quindi ha diciamo, la decisione che ha assunto l'amministrazione, in cui definisce e chiude in modo definitivo la faccenda, dando ragione al comune e torto a Gian Guglielmo. No, io voglio dire, un po' mi hanno sparato 14 colpi di calibro 21 nella macchina. Ci vanno i parole di sicure in qualche maniera utilizzate. Se tu devi sparare, tu devi stare con lui. Sempre questa logica, se anche qualche parola ci sparavano figli sotto la macchina,
a Santa Anastasia andavamo a battaglioni d'esercito, tutta la proprietà, la interventità, tutto partito dal comunista che si è giunto la Svezia, andava di tutto, no? Cioè, uno ci parla 14 volte, c'è la macchina e dice, certo, è un fatto, diciamo, negativo, però dice, però non sono d'accordo, grazie di stilare. Cioè, istigare significa, per Giovanni però non si tratta di voi, di dire no a certe cose. Allora, quindi, la prossima volta, tanto Giovanni mi dico di sì, a questo punto ci manca la cerata. Perché come ricevi istigare? Allora, posso sperare la cerata, ci dice di sì, questo è certo. No, allora noi ci troviamo, questo paese ha la sfortuna di avere queste persone, ha la sfortuna che diciamo non è più tardi. Questo andando qua ormai lo dico con grande onestà. Io alle elezioni ci vado a fra l'altro e mi candido se ci stanno le elezioni anticipate. E vincerò se ci stanno le elezioni anticipate. Vincerò se ci stanno le elezioni anticipate. Possono sbattersi contro voi. Ma quelli pensano che la politica inizia e finisce nel salotto del Bangiuria e hanno permesso di notte sulle chat delle non hanno capito che cos'è questo paese, non sanno che cos'è questo paese. Però io dico, guarda, qua cambia, non è più questione di colore politico. Siamo in una fase che il clima nazionale, il clima europeo, la condizione mondiale lo dice, non è più questione di fare polemiche sul piano del colore politico e dell'appartenenza. È questione di fare un grande dibattito forte, con toni anche accesi, sulle collocazioni. Se uno è collocato su un progetto politico-amministrativo per risolvere in un certo modo i problemi del paese, o se un altro è collocato su un'altra sponda che pensa di risolvere i problemi politico-amministrativi in un altro modo. Queste sono le differenze che ormai devono distinguere i partiti. Fuori da questo schema e dentro invece la merima di cui è interprete Barone, a Maria Despone, Giorgio De Filippo e lo Stato Cittadino. C'è la disaffezione dalla politica. C'è la disaffezione dalla politica. Questo è il quinto consiglio comunale. Che non che trovano pretesto per abbandonare l'Aula, per non dedicare la loro attenzione al conto consultivo, che è un documento, se non di programmazione, ma comunque di azione amministrativa svolta, e quindi dando la possibilità a chi è contro, a chi quindi da assolvere la funzione democratica per cui è stato eletto, di dire se abbiamo agito male o abbiamo agito bene, e fare gli interessi di loro stessi hanno rappresentato in questo periodo. Ma guardate, Giovanni Barone è la negazione della politica. Non vado a mettere le seconde lo sono cinque, che ci dice la cosa. Stendiamo un velo pietoso. No, non mi faccio bene. Poi mi sa di lui, poi fanno la visione la risposta. Allora, questo è lo scenario su cui ci troviamo. Ma detto questo, noi personalmente, ovviamente, interpretando e sapendo che cosa pensa la mia, i miei concittadini comunali. Noi, voglio dire, intanto confermiamo tutto quello che ha detto il consigliere Barone. Non c'è stata trattativa, non c'è stata richiesta di partecipare alla giunta con posto giunto con altre cose. C'è stata la posizione, noi stiamo osservando, la posizione così come noi, nel passato consiglio comunale, espresso in questo consiglio comunale. Ci troveremo su queste cose, andrà bene per il paese. Io non dico andrà bene per la maggioranza. Se ci troveremo, sarà fortunato il paese. Se non ci troveremo, sfortunatamente, io dico, ed ho il coraggio di dire, senza, voglio dire, avere il pregiudizio di farmi criticare perché faccio il popolo attorno con carmi da quando che socialista che sono comunque riformista, da bambina d'orgoglio e da altrettanto per Carmine Campoano, per cambiare qua, vuol dire non ho questo pregiudizio, criticateci anche per questo, però una volta, caro padre, devi venire in consiglio comunale e discutere di un problema che interessa.
prendetevi le andate dei consigli comuni, prendetevi le conferenze state che hanno fatto, prendetevi quello che vanno dicendo su internet e su altri, e vedete se mai hanno parlato di un problema. Una volta, tutti insieme, appassionati del mercato automobile, di cui dopo parleremo, e chiariremo questa bella questione una volta e per sempre, e qualcuno ce ne dovrà vergognare ovviamente su questo tema. Quindi io chiudo per dire innanzitutto ringraziando Carmine Campana e Cappella per la disponibilità che danno a noi e soprattutto alla comunità. Noi cercheremo di fare il nostro meglio, noi cercheremo ovviamente sapendo, consapevoli che il nostro progetto ha avuto uno scopo e che va rinnovato, se vogliamo andare avanti ovviamente, se questi consiglieri comunali vorranno ancora andare avanti, dovrà essere modulato sulle esigenze e le richieste politiche che vengono da chi oggi guarda la maggioranza con attenzione. Questo mi sembra il minimo della logica e ragionevolezza che ci deve stare in politica. Sapendo però le quali sono le richieste, io sono certo che non si concretizzeranno in problemi di ordine personale, per cui sono certo che potremmo andare avanti quando non ce la faremo più, quando vedremo che tra noi e voi, a differenza di come la pensa, se ci saranno problemi di tipo politico-amministrativi insormontabili, sui quali avremo una distanza di posizioni forte, noi, con tutta la libertà, la democrazia, l'amicizia, l'affetto del mondo, potremo arrivare alla decisione di dire abbiamo dettato questo percorso, non ci siamo riusciti, torniamo alle elezioni.